Per adesso Trieste negli ultimi decenni si è seguito una strada sbagliata, quella delle privatizzazioni dei servizi cosiddetti pubblici locali. Una scelta che ha impoverito la città sia dal punto di vista economico e lavorativo che dal punto di vista della qualità dei servizi e della loro sostenibilità sociale e ambientale. Non fa sconti, e mai come in questi giorni frase fatta suona di straordinaria attualità, Riccardo La Terza. Quando si parla di consumi energetici, il candidato sindaco di adesso Trieste individua così l'origine di alcuni problemi ed indica subito gli ambiti in cui è possibile guardare ad un'altra concezione della questione. Siamo convinti che adesso sia il momento per cambiare rotta, per farlo sia sulla gestione dell'acqua che su quella dei rifiuti, nella quale vogliamo perseguire la strategia rifiuti zero, sia sull'energia, dove pensiamo che oggi la priorità sia quella di costruire delle comunità energetiche nei rioni, in particolare in quelli più popolari, per permettere alle persone di produrre energia in maniera pulita ed economica. Un banco di prova, sottolinea La Terza alle porte, e suggerisce, varrebbe già la pena di ragionarci su. Da questo punto di vista c'è un'occasione grandissima, che è quella della riassegnazione del servizio dell'illuminazione pubblica. Oggi l'amministrazione vuole affidarlo in project financing a delle grandi multinazionali, noi invece pensiamo che il comune possa, anche con l'avanzo positivo di bilancio, costruire una società pubblica che con i risparmi derivanti dal risparmio energetico aiuti le persone a costruire comunità energetiche nei loro rioni.